Il Victim Personal Statement è un documento usato dalle vittime nei tribunali inglesi che serve a esprimere le sofferenze che la violenza subita, nel caso del sopravvissuto, o la morte violenta di un congiunto hanno determinato. Si tratta di una sorta di diario che fa parte del fascicolo d'indagine, a disposizione della polizia, degli avvocati, dell'indagato, del giudice. Può aiutare la polizia e i magistrati a capire come l'evento abbia segnato la vittima sotto il profilo fisico, emozionale, economico, dei rapporti sociali e tanto altro. Sarebbe auspicabile, secondo noi, introdurlo anche nel nostro ordinamento giuridico. Si tratterebbe di un tentativo, semplice e facile, di dare un ruolo e una voce alla vittima nelle indagini e nel processo, cosa che oggi non accade in Italia. Significherebbe portare la vittima al centro, dove merita di stare chi ha subito un reato. Si tratterebbe infine di stabilire un contatto diretto fra la giustizia e la vittima, riconoscendole il diritto di esprimersi. Quello che segue è la lettura del nostro Victim Personal Statement, relativo all'omicidio stradale di nostro figlio Lorenzo, ucciso a 17 anni il 2 giugno del 2010. Se fossimo stati nel Regno Unito, avremmo avuto la possibilità e il diritto di leggerlo durante il processo. In Italia, alle vittime, ad oggi, non viene data voce in nessun momento durante tutto il processo. A leggerlo è il maestro Gigi Proietti, a chiusura dell'evento Investigare 2.0, organizzato dalla Polizia di Stato il 29 gennaio del 2019. Nella notte tra il 1 e il 2 giugno del 2010, Lorenzo stava guidando il suo motorino, seguito dai suoi amici di sempre, Ale e Giova, dopo essere stato a festa insieme a loro. Un uomo pieno di alcol e droga, alla guida di un altro motociclo, ha invaso improvvisamente la sua corsia di marcia. È successo all'improvviso, una manovra assurda, imprevedibile. Lorenzo stava percorrendo correttamente la sua corsia di marcia sulla via di ritorno a casa, dopo aver parlato con me al telefono e concordato l'orario di rientro. La testa, il casco e il corpo di quell'uomo, colpendo Lorenzo frontalmente, hanno frantumato il suo volto e lo hanno fatto volare via dal motorino. Pochi centesimi di secondo e il sorriso e il calore di un ragazzo meraviglioso non c'erano più. Rimaneva solo il suo corpo freddo sull'asfalto di una calda estate. A niente sono serviti i soccorsi che hanno tentato di rianimarlo. Pur non sapendolo per certo, crediamo e speriamo che sia morto sul colpo, che non abbia avuto paura. Quando sono arrivato sulla scena, l'ho immediatamente riconosciuto. Il lenzuolo che avevano disteso sopra lui non lo copriva completamente, ma lasciava scoperte le sue Adidas azzurre e la sua nuca rotonda. Lorenzo, quando è stato così brutalmente e violentemente ucciso, aveva solo 17 anni. Doveva ancora crescere, amare, studiare, lavorare, doveva ancora vivere. Era un ragazzo. Buon cane, che cercava sempre di unire e che amava l'armonia. Con il suo sorriso, la sua ironia riusciva a rallegrarti anche nelle giornate più difficili, anzi ti veniva a cercare proprio quando ne avevi più bisogno per sdrammatizzare le giornate più buie, perché aveva sempre tempo da dedicarti, nonostante tutti i suoi impegni di ragazzo. Crescere per noi genitori è stato facilissimo, Lorenzo ha sempre saputo da solo, fin da piccolo, distinguere le cose importanti della vita, a cui dava molto valore la salute, la famiglia, gli amici, lo sport. Aveva praticato basket, calcio, tennis e pallavolo e da ragazzo, che ancora era, praticare uno sport era ciò che più lo divertiva. Nel suo DNA c'era uno spiccato senso di responsabilità e giustizia. Ad ogni azione corrisponde sempre una conseguenza, per questo sapeva impegnarsi per ottenere i suoi obiettivi. Ha sempre avuto uno stile di vita
Corretto. Sano. Era troppo entusiasta della vita per metterla a repentaglio. Era sempre molto prudente in quello che faceva. E per questo eravamo, sbagliando, molto fiduciosi che il suo comportamento coscienzioso e attento lo avrebbe protetto nella vita. Adesso lui non c'è più. Non ci sono più i suoi sorrisi, i suoi abbracci continui, i suoi baci della buonanotte, i suoi scherzi, i suoi problemi scolastici e il suo impegno per superarli. Non c'è più la sua vitalità. Alla vita della nostra famiglia manca un pezzo importante. La sua morte è stata improvvisa, violenta e evitabile. Se chi lo ha ucciso non avesse bevuto, non si fosse drogato, oppure se non si fosse messo alla guida in quelle condizioni, o infine, se un controllo della polizia lo avesse fermato quella sera, o forse poteva bastare anche in un'altra precedente occasione, Lorè sarebbe ancora con noi e io non sarei invece qui a scrivere questo victim personal statement. Lorenzo aveva di fronte a sé una vita potenziale di 60-70 anni e la fatalità non c'entra in questo caso. Lorenzo non è morto per caso o per sfortuna, è stato ucciso in un omicidio stradale da una persona che ha deliberatamente messo in atto dei comportamenti scorretti e illegali alla guida, mettendo in pericolo la propria vita e quella degli altri. In realtà le conseguenze le ha subite tutte Lorenzo e ha incrociato sulla strada il suo opposto, un uomo adulto che non ha rispettato le regole della strada. L'impatto sulla nostra vita è stato devastante, ha lasciato un vuoto all'interno della nostra famiglia che non si può descrivere a parole. Per capirlo andrebbe vissuto. Mia moglie Stefania non è stata più capace di rientrare a lavorare. Era dirigente della regione toscana e si occupava di economia da molti anni. Non ha avuto più la forza di tornarci. Alzarsi dal letto per lei la mattina è molto difficile. La sua mente è focalizzata su Lorenzo. Non riuscirebbe più a dedicare il suo tempo e il suo spazio mentale a studi sull'economia di una regione. Si è dimessa da un posto pubblico dove aveva lavorato per 20 anni, con grande dignità ma anche con tristezza. Scrivo tutti i giorni a Lorenzo, per varie ore, immaginando di vivere le sue giornate ancora con lui. Mia figlia Valentina sta vivendo un dolore schiacciante e ingestibile. A 15 anni non puoi essere cerebralmente preparato a vivere uno strazio come quello di vedere tuo fratello, la persona che ami di più nella tua vita, steso in una pozza di sangue sulla strada. A 15 anni, in piena adolescenza, quando ragioni solo pensando a domani, non hai la forza mentale di accettare che i tuoi progetti di vita a fianco di tuo fratello siano stati tutti frantumati dopo una telefonata in piena notte. I miei suoceri, nonno Piero e nonna Danila, hanno cresciuto Lorenzo mentre io e mia moglie lavoravamo. Il nonno ormai soggiorna quotidianamente al cimitero. La nonna ha incubi tutte le notti. Io la sera, prima di andare a letto e quando mi sveglio la mattina, ho in mente le immagini della scena del crimine e il corpo freddo di Lorenzo accanto al quale mi sono disteso, pregando Dio di uno scambio. Impossibile. Prendi me e lascia lui in questa vita. Io ho già vissuto 3 volte più di Lorenzo. Per ovvie ragioni ho continuato ad andare a lavorare, ma il mio livello di concentrazione mi ha molto risentito e di conseguenza, giustamente, gli incarichi affidatimi. Tutti noi siamo in terapia farmacologica e alcuni di noi anche psicologica. In meno di un decimo di secondo, il guidatore pieno di sostanze psicoattive ha tolto dal mondo un meraviglioso ragazzo di 17 anni e cambiato per sempre
la vita di tante persone più e meno giovani, ha buttato in una voragine tutta la mia famiglia. Se Lorenzo potesse parlare, esprimerebbe tutta la sua rabbia nei confronti dell'uomo che, dopo aver bevuto tanto, 3 volte il consentito dalla legge, ed essersi riempito di cannabis, si è messo in giro con una moto, una mina vagante che è piombata addosso proprio a Lorenzo, che non beveva e non fumava. 45 anni l'uomo, 17 mio figlio, ma non c'è dubbio chi dei due fosse il più maturo e responsabile. Lorenzo non può più parlare. La sua vita è terminata alla fine della 4ª liceo. Lorenzo è morto. Il suo diritto alla vita è stato annullato in un batter di ciglia da un comportamento criminale alla guida, ma il suo diritto ad avere giustizia è ancora qui, vivo, più che mai, perché la vita ha un valore immenso e quindi togliere la vita è gravissimo. La giustizia umana deve tenerne conto e riconoscere alle vittime quanto è stato loro tolto, e per indurre cambi di comportamento e mentalità in chi si pone alla guida con superficialità e irresponsabilità. Ma vorrei ringraziare Stefano, perché grazie a Stefano ci ha portato per mano dal 2013 in avanti, ci ha insegnato tante cose, una rivoluzione che stiamo vivendo come Polizia di Stato, in tutti gli uffici della Polizia di Stato, questa attenzione alle vittime, questa attenzione ai loro bisogni e anche tanto merito di un regalo che ci ha fatto Lorenzo.